Jordan OTT, we are continuing our series on women in the Bible. Stiamo continuando con la serie sulle donne nella Bibbia. So, let me just pray quickly. Vorrei pregare un momento. Father God, thank you for your word. Grazie Padre per la tua parola. And thank you for the way you speak to us through it. E grazie per il modo in cui tu parli a noi attraverso la tua parola. Open our ears and our hearts. Apri le nostre orecchie e anche i nostri cuori. And may the words of my mouth. E che le parole della mia bocca. And the meditations of all our hearts. E le meditazioni di tutti i nostri cuori. Be acceptable in your sight. Siano accettabili. O Lord, our rock and our redeemer. O Signore, la nostra roccia e il nostro redentore. We all want heroes. Vogliamo tutti quanti degli eroi. When I was a child, quando ero bambina, Wonder Woman was my hero. La mia eroina era Wonder Woman. I loved reading about the adventures of a strong, competent woman. Mi piaceva leggere le avventure di una donna forte e abile, who was willing and able. Che era capace e anche disposta to fight for right and justice. Di lottare per il bene e per la giustizia. So it should come as no surprise. Perciò non dovrebbe essere una sorpresa that one of my biblical heroes che uno dei miei eroi biblici comes from the book of Judges. Venga dal libro di Giudici. The book of Judges is set after the Israelites had come into the Promised Land. Il libro dei Giudici si svolge dopo che gli Israeliti erano entrati nella terra promessa. And before the first king, King Saul. E prima del primo re Saul. During that time, the people of Israel were led by judges. In quel periodo il popolo di Israele era guidato da dei giudici. And that's why the book is called Judges. Ecco perché si chiama Libro di Giudici. But this was not a strictly judicial role. Ma non era un ruolo strettamente giudiziario. It wasn't just arbitrating between opposing parties. Non era semplicemente il fatto di arbitrare fra attori diversi. At that time, a judge was also the leader of the people. In quel tempo, il giudice era anche il regnante del popolo, il sovrano. Almost like a prime minister. Un po' come il primo ministro di oggi. And they also tended to be military leaders. E tendevano anche a essere capi militari. So this is where we meet Deborah. Ed ecco qui che ci incontriamo Deborah. Deborah was the only female leader of Israel. Era l'unica donna leader di Israele. As identified in the Bible. Che la Bibbia ci mostra. There were several female prophets. C'erano diverse donne profetesse. And obviously many, many women who played very significant roles. E ovviamente molte donne che hanno svolto ruoli molto significativi. And throughout the history of Israel. Nel corso della storia di Israele. But Deborah was the only one who actually led the country. Ma Deborah fu l'unica che effettivamente guidò il paese. Not only was she the political leader of Israel, non solo era il leader politico dell'Israele, she was also a prophet. Era anche una profetessa. And in that time, the prophets were the mouthpiece of God to the people. E in quel tempo i profeti erano i portavoce di Dio verso il popolo. So Deborah was not just an important political leader. Quindi non era solo un leader importante politico, but she was crucial in bringing God's word to Israel. Ma aveva un ruolo cruciale nel portare la parola di Dio a Israele. So, yeah, vorrei leggere il quarto capitolo del libro di Giudici con voi. Morto Ehud, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Il Signore li diede nelle mani di Jabin, re di Canaan, che regnava ad Assur. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava ad Aros-Hagoyim. I figli di Israele gridarono al Signore,
perché Yabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele. In quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Deborah, moglie di Lapidot. Lei sedeva sotto la palma di Deborah, fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele salivano da lei per le controversie giudiziarie. Deborah mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Kedes di Neftali, e gli disse: «Il Signore, Dio di Israele, non ti ha forse dato quest'ordine? Va, raduna sul monte Tabor e prende con te 10.000 uomini dei figli di Neftali e dei figli di Zabulon. Io attirerò verso di te, al torrente Chison, Sisera, capo dell'esercito di Yabin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo darò nelle tue mani». Barak le rispose: «Se viene con me, andrò, ma se non viene con me, non andrò». Deborah disse: «Certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna». E Deborah si alzò e andò con Barak a Kedes. Barak convocò Zabulon e Neftali a Kedes. 10.000 uomini si misero al seguito e Deborah salì con lui. Ora Eber, il Cheneo, si era separato dai Chenei, discendenti di Obal, suocero di Mosè, e aveva piantato le sue tende fino al quercetto di Sanaim, che è vicino a Kedes. Fu riferito a Sisera che Barak, figlio di Abinoam, era salito sul monte Tabor. Sisera adunò tutti i suoi carri, 900 carri di ferro, e tutta la gente che era con lui, da Aros e Ploen fino al torrente Chison. Allora Deborah disse a Barak: «Alzati, poiché questo è il giorno in cui il Signore ha dato Sisera nelle tue mani. Il Signore non va forse davanti a te?» Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da 10.000 uomini. Il Signore mise in rotta davanti a Barak Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito, che fu passato a fil di spada. E Sisera, sceso dal carro, si diede alla fuga a piedi. Ma Barak inseguì i carri e l'esercito fino ad Arsat-Goim, e tutto l'esercito di Sisera cadde sotto i colpi della spada, e non scampò neppure un uomo. Sisera fuggì a piedi verso la tenda di Yabin, moglie di Eber, il Cheneo, perché vi era pace tra Yabin, re di Assur, e la casa di Eber, il Cheneo. Yal uscì incontro a Sisera e gli disse: «Entra, mio signore, entra da me, non temere». Egli entrò da lei dalla sua tenda e lei lo coprì con una coperta. Egli gli disse: «Ti prego, dammi un po' d'acqua da bere, perché ho sete». Quella, aperta l'otto di latte, gli diede da bere e lo coprì. Egli gli disse: «State nell'ingresso della tenda, forse qualcuno verrà a interrogarti e ti chiederà: c'è qualcuno qui dentro? Tu risponderai di no». Allora Yal, moglie di Eber, prese un piolo dalla tenda e un martello, andò pian piano da lui e gli piantò il piolo dalla tempia tanto che esso penetrò in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito e morì. Mentre Barak inseguiva Sisera, Yal uscì a incontrarlo e gli disse: «Vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi». Egli entrò da lei. Ecco, Sisera era steso morto con il piolo della tempia. Quel giorno Dio umiliò Yabin, re di Canaan, davanti ai figli di Israele. La mano dei figli di Israele si fece sempre più pesante su Yabin, re di Canaan, finché l'ebbero annientato. So, a quick summary of the story. Quindi, breve riassunto della storia. Deborah tells Barak. Deborah dice a Barak. That God said. Che Dio ha detto. Go to war with Sisera. Vai in guerra con Sisera. And I will give you the victory. E ti darò la vittoria. Barak says. E Barak risponde. Well, okay. Well, va bene. But only if you come with me. Ma solo se con me. Deborah says, absolutely. E Deborah risponde, certamente. But since you were hesitant, ma dato che hai esitato, a woman will get the honor of killing Sisera. Una donna avrà l'onore di uccidere Sisera. They go to war.
Vanno in guerra. God routs Sisera's troops as promised. Dio sconfigge le truppe di Sisera come ha promesso. And Sisera flees on foot. E Sisera fugge a piedi. He hides out with someone he thinks is his ally. Si nasconde presso qualcuno che crede sia il suo alleato. Jael says. E Jael dice. Come on in. Vieni dentro. Have some milk. Prendi un po' di latte. Take a nap. È un pisolino. And when Sisera goes to sleep. E quando Sisera si addormenta. Bam! Bam! Jael kills her. Jael lo uccide. Now that might make for a good action film. Ci si potrebbe fare un buon film d'azione. But what is God saying to us through this story? Ma cosa ci sta dicendo Dio attraverso questa storia? And how does who Deborah was? E come, quale relazione c'è tra Deborah e noi? Relate to us here in the 21st century. Come lo viviamo nel 21 secolo questo? Well, first of all, Deborah heard God's call on her life. Prima di tutto Deborah ha sentito la sua chiamata di Dio nella sua vita. And she fulfilled that call. E l'ha adempiuta. God called Deborah to be a judge and a prophet. Dio l'ha chiamata ad essere un giudice e una profetessa. There was no precedent for a female leader. Non c'erano precedenti per una leader donna. Much less for a female military leader. Tanto meno per un leader militare donna. Nevertheless, Deborah recognized God's call. Eppure, lei ha riconosciuto la chiamata di Dio. And she didn't let precedence or tradition stop her from fulfilling that. E non ha permesso che né i precedenti né la tradizione impedisse di adempierli. God has given each of us his children. Dio ha dato a ciascuno di noi, i suoi figli, a special and unique calling. Una chiamata speciale e unica. And he asks us to fulfill that calling. E ci chiede di adempiere a quella chiamata. He equips us for the role he has chosen for us. Egli ci prepara per il ruolo che ha scelto per noi. There are a host of gifts listed in various passages throughout the Bible. Ci sono una marea di doni elencati in vari passi della Bibbia. And when speaking of those gifts, Paul says. E parlando di quei doni, Paolo dice. All these are the work of one and the same Spirit. Ma tutte queste cose le opera quelli l'unico e medesimo Spirito. And he distributes them to each one just as he determines. Distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. One of those gifts may be your calling. Uno di questi doni potrebbe essere la tua chiamata. Or your calling may be less obvious. O forse la tua chiamata è meno ovvia. A friend of mine sees it as her calling to make people laugh. Una mia amica vede come la sua vocazione fare ridere la gente. And she tries to do that every day. E cerca di farlo ogni giorno. And she's very good at it. Ed è molto brava in questo. God made her to be funny. Dio l'ha resa naturalmente comica. And she loves to make people laugh. E lei ama far ridere le persone. Now, making people laugh is not specifically listed in the Bible. Allora, far ridere la gente non è qualcosa specificatamente indicato nella Bibbia. But we are called to bless others. Ma siamo tutti chiamati a benedire gli altri. And to do to them as we would want them to us. E a fare a loro come vorremmo che loro facessero a noi. And bringing people joy is certainly a blessing to them. E portare gioia alle persone sicuramente è una benedizione per Dio. So the question to ask yourself is. Quindi la domanda a chiedere è questa. What has God called you to do and be? Che cos'è che Dio ti ha chiamato ad essere o a fare? And if you don't know. E se non lo sai. Think about what makes your heart sing. Pensa a cosa ti rende felice, cosa ti fa cantare il cuore. What is it that makes you feel the most right when you do it? Cosa è che ti fa sentire più giusto, più giusta quando lo fai? What makes you feel the most like this is what I was made for? Che ti fa dire ecco ciò
per cui sono stato creato. Sono stato creato. Chances are that's part of your calling. E probabilmente che sia almeno una parte della tua chiamata. So again, what has God called you to do and be? Quindi, di nuovo, che cosa è che Dio ti ha chiamato ad essere o a fare? How are you fulfilling your calling? Come stai adempiendo alla tua chiamata? And what else could you do to fulfill your calling? E cosa altro puoi fare per adempiere la tua chiamata? Second, Deborah went to war. In secondo luogo, Deborah andò in guerra. Now we don't know from the text whether she picked up a sword or spear and charged Gideon right beside Barak. Non sappiamo dal testo se prese una spada o una lancia e ci si fiondò proprio accanto a Barak. Or if Deborah, like Moses, o se Deborah, come Mosè, stood on a hilltop overseeing the physical battle, si trovava su una collina a supervisionare la battaglia fisica, and fought in the spiritual realm. E combatteva nel regno spirituale. But we do know that Deborah was a warrior. Ma sappiamo che Deborah era una guerriera. When Barak saw Sisera's 900 iron chariots and all his troops, quando Barak vide i 900 carri di ferro di Sisera e tutte le sue truppe, he had every right and reason to be afraid. Ebbe tutti i diritti e le ragioni per aver paura. But Deborah told Barak, go. Allora Deborah disse a Barak, alzati. This is the day the Lord has given Sisera into your hands. Poiché questo è il giorno in cui il Signore ha dato Sisera nelle tue mani. Has not the Lord gone ahead of you? Il Signore non è forse davanti a te? In that moment, in quel momento, before the physical fight started, prima che iniziasse il combattimento fisico, Deborah was using God's promises. Deborah stava utilizzando le promesse di Dio to battle against fear and discouragement. Per combattere contro la paura e lo scoraggiamento. God has called each of us to be a warrior too. Dio ha chiamato ognuno di noi ad essere un guerriero, una guerriera. But remember, our battle is not against the people. Ma ricordiamoci, la nostra battaglia non è contro le persone. We have an unfortunate tendency to see people as our enemies. Noi siamo abituati, sfortunatamente, a vedere le persone come i nostri amici, nemici. But Ephesians 6:12 tells us. In Efesini 6:12 dice. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Il nostro combattimento, infatti, non è contro il sangue e le carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo in tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. And then that same passage goes on to say that God gives us. E quello stesso brano continua. A full set of spiritual armor to fight our battles. Che Dio ci dà una completa armatura spirituale per combattere le nostre battaglie. And just in case you feel concerned about winning the battle, e se nel caso foste preoccupati di vincere la battaglia, Paul tells us thus in Romans that in Christ we are more than conquerors. Paolo ci dice in Romani che attraverso Cristo siamo più che vincitori. God has made and equipped us for war. Dio ci ha creati e attrezzati per la guerra. Now, maybe your battle is against discouragement. Forse la tua battaglia è contro lo scoraggiamento. Maybe it's against anger or disappointment. Forse contro la rabbia, la delusione. Maybe it's against negative influences from people around you. Forse è contro le influenze negative intorno a te. Or maybe your battle is against negative thoughts and behaviors within yourself. O forse la tua battaglia è contro i modelli di pensiero negativi dentro di te. What battle is God asking you to fight? Quale battaglia ti sta chiedendo Dio di combattere? How are you fighting those battles?
In che modo stai combattendo quelle battaglie? And what weapons do you need to sharpen to do battle more effectively? E quali armi devi affilare per essere più efficace in battaglia? Third. Oh, and the important thing to remember too is that no one is called to fight alone. Un'altra cosa importante da ricordare è che nessuno di noi è chiamato a combattere da soli. And that brings us to the next point, third point. Terzo punto. Deborah and Barak lived out God's original pre-fall arrangement for men and women to work together. Deborah e Barak sperimentarono l'organizzazione originale di Dio, anticaduta, nella quale gli uomini e le donne lavoravano assieme. Barak respects and honors Deborah's wisdom and authority as a ruler. Barak rispetta e onora la saggezza e l'autorità di Deborah come capo. Deborah respects Barak's military ability. Deborah rispetta l'abilità militare di Barak. And she complies with his request for her to fight beside him. E s'accorda alla richiesta di combattere assieme a lui. And as I said, whether that meant taking up a sword or battling in prayer. E come ho detto, o che si trattasse di impugnare la spada oppure di combattere in preghiera. What is certain? Quello che è certo. Is that Deborah went to war alongside Barak as a partner. E che Deborah è scesa in guerra al fianco di Barak come partner. Now, note that Deborah and Barak weren't married. C'è da sottolineare che Deborah e Barak non erano sposati. Partnership between men and women isn't solely about partnership in marriage. La collaborazione tra uomini e donne non riguarda esclusivamente quella all'interno del matrimonio. Although partnership is certainly a requirement for a healthy marriage. Anche se la collaborazione sicuramente è un aspetto molto salutare di un matrimonio in salute. But men and women working together to God's glory. Ma uomini e donne che lavorano insieme per la gloria di Dio is a picture that our sexually messed up world needs to see. È un'immagine che il nostro mondo sessualmente complicato ha bisogno di vedere. Ladies, gentlemen. Uomini e donne. How are you living out this partnership? Come state vivendo questa collaborazione? How are you working together to fulfill God's plan for the world? In che modo state lavorando assieme per adempiere ai propositi di Dio per questo mondo? And on a larger scale, e su una scala più vasta, we as Christians are all part of Christ's body. Noi come cristiani facciamo tutti parte del corpo di Cristo. We are meant to work together for the benefit of all. Dovremmo lavorare assieme per bene di tutti. In Ephesians 4, 11 and 12, Paul says, in Efesini 4, versetti 11 e 12, Paolo dice, and Christ gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the building up of the body of Christ. E lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. And then he goes on in verse 16 to add, e poi prosegue al versetto 16, dicendo, from Christ, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Every part of the body working together toward a common goal. Ogni parte del corpo lavora per raggiungere un obiettivo comune. So how are you partnering with other believers? Quindi, come stai collaborando con altri credenti in generale? Who are you partnering with? Con chi stai collaborando? Who else can you partner with? Con chi altro potresti collaborare?
Finally, Deborah celebrated. Finalmente, Deborah ha celebrato. She celebrated both what the Israelites did and what God did. Ha festeggiato sia ciò che hanno fatto gli Israeliti che ciò che ha fatto Dio. Now, we didn't read Judges chapter 5. Non abbiamo letto il capitolo 5 di Giudici. But that whole chapter is called the Song of Deborah. Ma l'intero capitolo si chiama Canto di Deborah. And in this song, in questo canto, Deborah recounts how the Israelites fought. Lei racconta come gli Israeliti combattero. And how God delivered his people. E come Dio liberò il suo popolo. This is a praise to God and an encouragement to the Israelites. Questa è una lode a Dio e un incoraggiamento al popolo di Israele. Like Deborah, we are called to celebrate. Come Deborah siamo chiamati a celebrare, a festeggiare. It's one of the most natural things in the world. È una delle cose più naturali del mondo. When a baby takes its first steps or speaks its first words, quando un bambino muove i primi passi o pronuncia la sua prima parola, we tell our friends and family, we celebrate. Lo raccontiamo ai nostri amici, alla nostra famiglia e celebriamo. When our favorite sports team wins a match, quando la nostra squadra del cuore vince una partita, we cheer and we talk about it with anyone who cares. Gioiamo e ne parliamo con tutti quelli a cui interessa lo sport. And some of the times with people who don't care at all. E anche con persone che non proprio importa niente. We were made to celebrate. Siamo stati creati per festeggiare. The first question of the Westminster Shorter Catechism. La prima domanda del Catechismo Minore di Westminster, che è un documento sulla fede compilato nel 1640. It asks, what is the chief end of man? Chiede, qual è il fine principale dell'uomo? And the answer is, la risposta è, man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Il fine principale dell'uomo è glorificare Dio e goderne per sempre. That means that one of the main goals of human existence is to celebrate God. Ciò significa che uno degli obiettivi principali dell'esistenza umana è celebrare Dio. And the second half of that is a whole other sermon. Quello è un altro messaggio. This isn't exclusively about singing on Sunday mornings. E questo non si tratta solo di cantare la domenica mattina. It's not necessarily about singing at all. Non si tratta proprio di cantare. It's about celebrating God with our whole lives. Si tratta di celebrare Dio con tutti noi stessi, tutta la nostra vita. 1 Corinthians 10:31 says, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 1 Corinzi 10 dice, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Whatever else we do, wherever else we go, whoever we are, qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, chiunque noi siamo, the most important thing in our lives is to bring glory to God. La cosa più importante delle nostre vite è portare gloria a Dio. It's not to be successful. Non è di avere successo. It's not to find personal fulfillment. Non è di trovare una qualche realizzazione personale. It is to glorify God. È di glorificare Dio. And yes, of course, in Him, we will find the best success. Certo, in Lui troveremo il successo più grande. And that success is God saying, well done, good and faithful servant. Quel successo dove Dio ci dice, ben fatto, buono e fedele servitore. And we will find much deeper fulfillment than we could ever find pursuing our own agenda. E troveremo una soddisfazione molto più profonda di quanto potremmo mai trovare se seguissimo i nostri obiettivi personali. But those things are byproducts. Ma tutte quelle cose sono un effetto secondario. The goal is to celebrate God. L'obiettivo è celebrare Dio. How do you celebrate? Quindi come celebri? Whom do you celebrate? Chi festeggi? When God does something great in your life, quando Dio fa qualcosa di grande nella tua vita, how are you letting the world know? Come lo fai sapere al mondo? How are you letting your friends and family know? Come lo fai sapere ai tuoi amici, alla
How are you giving glory to God in your life? Come stai dando gloria a Dio nella tua vita? Deborah was a woman of action. Deborah era una donna di azione. Like my childhood hero, Wonder Woman. Come la mia eroina d'infanzia, Wonder Woman. Deborah was strong and competent. Deborah era forte e abile. And willing and able to fight for what she believed in. E disposta e capace di lottare per ciò che in cui credeva. She didn't hesitate. Non esitò. She moved forward in God's strength. Si mosse nelle forze di Dio. To be the person God made her to be. Per essere la persona che Dio l'aveva chiamato ad essere. Like Deborah. Come Deborah. We are called. Siamo chiamati. We are warriors. Siamo guerrieri. We are partners. Siamo partner. And we are celebrators. E siamo celebratori. We are heroes. Siamo eroi. Like Deborah. Let's move forward in God's strength. Come Deborah, muoviamoci nella forza di Dio. To be the hero God called each one of us to be. Per essere l'eroe, l'eroina che Dio ci ha chiamati ad essere. Grazie Signore. Grazie Signore di averci dato delle armi con cui difenderci e con cui offendere il male che c'è nel mondo. Grazie Signore di averci fatto collaboratori poi e nel tuo onore lo vogliamo collaborare. Se tu che hai ascoltato questa predicazione, questo messaggio sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa e hai ascoltato, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Sì Signore, io voglio essere il tuo eroe, io voglio essere la tua eroina, io sono il tuo eroe e la tua eroina. Io voglio essere coraggioso, coraggiosa, voglio essere intraprendente, voglio essere competente per te. E soprattutto Signore, io ti voglio celebrare. Voglio celebrare quello che tu fai nella mia vita. E non voglio tenerlo soltanto per me, ma lo voglio dire a tutti quanti, a tutti quelli che conosco, alla mia famiglia, alla gente che incontro, perché tu, Signore, sei grande. Signore, io mi voglio impegnare a non essere un'isola, ma a collaborare con uomini e donne perché il tuo nome possa essere celebrato e glorificato. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore.